Ciao a tutti volpine e volpine, ben ritrovati con questo nuovissimo video. Ben ritrovati qua sul mio canale. Oddio, c'era un uccello che è appena volato via. Non sono a casa mia, sono al secondo piano, è sempre della mia casa, ma questa volta sono, diciamo, in bagno. Potete vedere qua, sono in bagno, scusate per tutte le mura, ma come vedete questa qua non è casa mia che sta al primo piano, ma sono al secondo piano, dove per l'appunto non abito più da tanti anni ormai. Diciamo che volevo trovare uno spazio dove stare da solo in pace per non essere disturbato. E siccome sono uno anche che si vergogna, che magari la gente mi vede parlare solo con una fotocamera, quindi non solo gente strana ma anche dei miei familiari, ho preferito andarmene qua. Mi scuso per l'eco, lo so che c'è l'eco, ma comunque ho un buon microfono, spero che sappia gestire bene questi rumori di fondo. Anche ho applicato un low cut a 75 Hz, sperando che riduca tutto per bene e diciamo le frequenze le tagli per bene. E nulla ragazzi, oggi vi parlo di questi aggiornamenti. Se vi ricordate, io feci un vlog qualche mese fa dove dicevo che dovevo fare dei miglioramenti che stavano per avvenire. Alcuni di essi sono stati fatti, altri no, verranno fatti l'anno prossimo, tra 2 anni. Tempo a suo tempo, perché i mesi è vero che passano in fretta, ma è vero che non passano se non si fa nulla. Quindi uno più fa le cose che gli piacciono fare, più il tempo passa in fretta, manco se ne accorge. E posso dire, oggi è la Befana. Già ci ritroviamo a Pasqua, già è Natale e il ciclo continua per l'anno nuovo. Ho comprato una nuova fotocamera, da come potete vedere è una mirrorless della Sony, la A6400, quindi Alpha 6400, oddio, non confondiamoci, con un obiettivo 16-50. Non so bene come funziona ancora questo mondo delle fotocamere, so solo che ha la messa a fuoco automatica e l'ho accessorato con un microfono esterno. Ho comprato un treppiedi più piccolo, un treppiedi più grande per essere a posto. Quello più grande ancora mi deve arrivare, lo userò per effettuare delle riprese molto più esterne, quindi molto più ferme e mirate per zoomare a certe cose. So che con un 16-50 si zooma poco, da poche distanze, però sto cercando di fare una spesa alla volta e farla correttamente in modo da non pentirmene, diciamo, in futuro. Ho visto che i gameplay non stanno andando tanto bene, non ho riscontri da parte vostra, credo che questo video non avrà neanche riscontro da parte vostra. Però sono comunque felice per questo acquisto che ho fatto, perché l'ho fatto principalmente per Twitch, per migliorare i miei live, anche se credo che la verità più adatta sia che la webcam mi dà un problema, che devo attivarla e disattivarla, e quando la riavvio il bilanciamento del bianco si resetta, quindi devo resettare i colori e per farlo devo riavviare il PC, perché il programma altrimenti non funziona più, non si apre la finestra piccolina dove settare tutte le cose riguardanti la webcam. Quindi ho deciso di fare questa spesa. Sono tanti soldi per questa mirrorless, quindi questo video girato a 1080p 50fps posso arrivare anche al 4K 25 fotogrammi al secondo in super 35. È una fotocamera di tutto rispetto, l'ho accessorata con alcune accessori della Small Rig. Oh mio Dio, questo scioglilingua, porca puttana, non sono bravo a farlo. Quindi ho applicato una gabbia, una handle, quindi un manico che adesso non sto usando, e ho messo da parte il microfono, perché qual è il problema principale di questa fotocamera quando dovete riprendere voi stessi? Che potete mettere lo specchio tutto alzato, lei va nel senso inverso, quindi voi riuscite a vedere giustamente quello che state riprendendo. Però il problema principale è che se il microfono lo montate sopra, quindi sopra l'obiettivo, non vedete quello che state inquadrando. Anche se magari in una situazione in cui la telecamera la tenete fissa come in questo momento, non serve a nulla, perché voi lo sapete, perché è avvicinata e comunque la vedete da prima la situazione. Un consiglio secondo me è di fare una spesa di tutto rispetto, perché comunque questi accessori costano tanti soldi. Però visto che c'ero, dico, la devo fare una volta, non la faccio più, è inutile comprare genesate piccole. Anche perché cercando queste gabbie per la Sony, per la Canon, perché i prezzi sono sempre quelli, ti esce fuori sempre questo marchio che è il più cercato ovviamente. Quindi ho applicato un anello laterale dove ho inserito il microfono. Adesso mi scuserete se non so bene i nomi di tutti gli accessori, come si chiamano, anche perché arrivano con il nome in inglese, e anche se su Amazon sta in italiano, però l'ho visto una volta, l'ho acquistato, non lo rivedo più, è inutile, cioè non me lo ricordo. Quindi spero che la qualità sia buona, sapete che io pretendo sempre il massimo dalla qualità, a me piace darvi tutto, cioè, ma oddio, aspetta, perché questa cosa potrebbe essere fraintesa. Come vedete ho sempre pubblicato video in 2K e ve ne accorgete anche che voglio dare il tutto dai video di Minecraft. Cioè l'ultimo video di Minecraft che è uscito, di solito pubblicavo 1080p, perché
perché era senza webcam e perché Minecraft Dandasai non mi interessava come gioco collettivamente. Puntavo di più ai giochi AAA, quegli usciti un poco più belli, FPS, RPG, MMO, questi giochi qua, giochi horror che portavo su canale che voglio che si vedano bene, quindi per il pubblico in 2K. Ma Minecraft adesso lo sto prendendo pure in 2K perché ho scoperto una cosa molto figa, che è un programma, per di più un plugin, che si chiama VCoder. VCoder è un plugin molto figo che vi permette, tramite l'ausilio della vostra scheda video, di poter renderizzare i video in un quarto d'ora, 20 minuti massimo, in 2K. Con il bitrate normale, quindi non ci sono inganni, non ci sono trucchi. Se voi vi scaricate un programma chiamato Media Info, potrete vedere che le informazioni del formato video e del formato audio sono perfettamente quelle, e riproducendo il video vi accorgete che non ci sono farfallamenti e problemi vari. Basta vedere i miei video sul canale, vi accorgete che mettendo il video al massimo della qualità, quindi 2K 1440p, non ci sono problemi. Adesso parliamo un po' di questa fotocamera. Io la sto donando, devo imparare ad usarla perché non ho mai usato cose del genere. Di solito facevo il figo con il cellulare, con lo smartphone, però non è la stessa cosa perché quello riscalda, poi quando riscalda i programmi iniziano ad andare molto più lenti, e quindi per quel motivo non c'è nulla da paragonare con una buona mirrorless. In questo caso so che esistono tanti altri nomi diversi, mirrorless, DSLR, tipo le reflex della Canon, queste cose così, però a me basta questa e avanza. Avrei voluto comprare la versione soltanto da 1080p perché principalmente mi serviva per Twitch, in secondo piano passava YouTube, no? Anche se questo video lo vedete su YouTube. Perché dico in secondo piano? Perché comunque, come vi ho spiegato prima, questo percorso mi ha dato soddisfazioni, diciamo, a saltelle, a zig zag. Comunque io lo faccio da tanti anni, 8 anni, e so che alcuni sbagli sono stati da parte mia, quindi che ho smesso di fare video. Però io vi ricordo che quando ero più piccolo, 5-6 anni fa, io facevo anche 2 video al giorno. Non facevo mai mangiare quelle cose, avevo il PC vecchio, quindi per renderizzare un video ci mettevo, che ne so, un'ora e mezza, 2 ore, e non andavo a dormire fino a quando non si renderizzava quel video. E mica è finita là, perché con la connessione vecchia che c'avevo, che era tipo che adesso un 0.30 in upload, ci mettevo veramente tanto tempo per caricare quel video su YouTube, e lasciavo sempre il PC acceso. La certa volta andava via la corrente di notte, cosa che voi non sapete, questo è un piccolo aneddoto che vi racconto. Certe volte andava via la corrente di notte e quando mi svegliavo la mattina vedevo che il PC era spento, quindi il caricamento non si era completato, quindi riaccendevo per poter, diciamo, ricompletarlo, perché fortunatamente YouTube ha questa possibilità che i video interrotti possono essere ripresi. Almeno con la vecchia schermata c'era, mi sa che con quella nuova forse ancora sì, non lo so, perché fortunatamente adesso c'è un gruppo di continuità, quindi la luce, anche se va via, il PC resta acceso, quindi non c'ho più problemi di blackout, fortunatamente, oserei dire. Parliamo di un altro acquisto che ho fatto. Questo qua è stato ancora prima della mirrorless, del microfono e quant'altro, anche degli accessori. Ho comprato un green screen. Inizialmente avevo comprato un green screen che si appoggiava soltanto sulla sedia da gaming, quella che uso per fare video e quella che uso abitualmente per stare al PC. Questo green screen era di una marca, diciamo, non conosciuta. Era lo stesso prodotto, ma di questo prodotto ce ne stavano varie marche con diversi nomi. Alcune avevano recensione, altri nomi, il prodotto era sempre quello, ricucito con una tela, insomma, di diversi colori, perché alla fine il problema stava proprio in quello, perché tu lo appoggiavi in questa sacchetta dove appoggi la testa sulla sedia, quindi lo appoggiavi sopra la sedia, e quel colore non era uguale a tutto il diametro del green screen, che era, aveva una forma rotonda, quindi avevo dei problemi seri con la rimozione dello sfondo dietro. Quindi ho detto, l'ho pagato una 30 euro, io lo rimando indietro, datemi soldi, vaffanculo. Cioè, in poche parole. Quindi, secondo voi, se ho comprato questa mirrorless che costa un sacco di soldi, gli potevo far mancare una cosa ancora migliore? Ho comprato il green screen dell'Elgato. A novembre dell'anno scorso mi sono fatto il microfono dell'Elgato. Magari nei video l'avete visto pure, e non l'ho detto perché non ci ho fatto caso, l'ho dimenticato. Comunque la qualità è sempre quella, anzi secondo me è ancora migliore, perché questo qua ha delle funzioni particolari che quando io, che ne so, parlo forte da vicino al microfono, lui mi taglia le frequenze e quindi non fa sentire sgranata la mia voce. Ha delle funzioni avanzate, tipo che quando pronuncio la P, la B, anche se non c'è proprio filter, dovrebbe annullarmi queste cose, anche se non è sempre che succede. Registro i miei video e poi li metto in post produzione con alcuni accorgimenti audio. Questi ritocchi aiutano a migliorare l'audio del formato finale del video. Se invece faccio delle live in diretta Twitch, uso soltanto il compressore, quindi che mi porta il livello della voce allo stesso audio, quindi se parlo piano non sta così,
farà sempre così in tempo reale. Se lo sapete settare bene è veramente molto utile, io ve lo consiglio assolutamente. E vi consiglio anche Twitch Studio per streamare, non OBS. OBS almeno per quel che mi riguarda è molto più pesante. Fidatevi, perché quando lo avvio, raga, mi lagga tutto il PC. Non so adesso se è perché c'ho tantissime scene in quel programma caricate, ma era ieri che me lo fa questa cosa, i giorni prima manco me lo faceva. Però adesso le live che sto facendo su Twitch, le ultime da maggio a giugno, insomma a questa parte, le sto facendo tutte con Twitch Studio. È un programma che reputo fantastico. C'ho 4 scene messe in croce, non pretendo tanto, il video me l'acquisisce, tutto fila liscio. Le live con Twitch le faccio con questa fotocamera, e ovviamente per poter fare la live su Twitch serve una scheda d'acquisizione. E che fai, dice, non te la compri la scheda d'acquisizione pure? E no che non, cioè, e sì che te la compri, porca puttana, sono andato a comprare la scheda d'acquisizione 4K Pro M2 non mi ricordo. Quando dico MK penso ad uno youtuber molto importante per me, perché mi fa veramente ridere ed è molto bravo a fare i video, per la live su Twitch molto figo, sa trattenere. Quindi ho comprato quella scheda d'acquisizione per acquisire la schermata. Ho dato gli uccelli perché vivono qua sopra momentaneamente fino a quando non li esterperemo tutti. Ok, credo che l'ho messo così a livello di zoom, scusate, ma è una cosa figa da fare, le faccio anche nelle mie live. Qui potete vedere questo obiettivo, è molto bello, insomma, sai, tipo mettevo fuoco questo dito, non me lo metto a fuoco, penso perché ci sia poca luce, e poi raga, è un obiettivo che ha questa misura. Gli obiettivi buoni, capite che cambia tanto. Quindi green screen dell'Elgato, microfono dell'Elgato, scheda d'acquisizione dell'Elgato, fotocamera il top della Sony, che andrò a cambiare l'obiettivo, ma per adesso, per quel che faccio, va più che bene. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando poneggiate in su, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Mi raccomando ragazzi, se volete che continui a fare gameplay per il canale con maggiore costanza, maggiore forza, e volete che sia più presente, mi raccomando tanti mi piace, anche se tanto mi piace, raga, vi giuro che fa tanto, magari se mi scoccio a commentare. Mi raccomando raga, pensateci, perché veramente è una cosa che dà soddisfazione, un mi piace, vuol dire che quel video è stato apprezzato. Ovviamente se non mi piace o non mi piace, la scelta è vostra. Ciao a tutti volpine e volpine, bella.